Buonasera cari video spettatori e bentrovati in questa nuova diretta qui su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando in differita questo video su YouTube e invito loro come sempre a seguirci anche sul canale Twitch perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni. La prima parte di ogni diretta è sempre dedicata a Empire and Puzzle. In più abbiamo anche un canale Telegram, eccolo qui. Empire and Puzzle IT, Enciclopedia Secondo Antioch, dove potete trovare tutto quello che c'è da sapere sia su Empire and Puzzle, sia su quello che facciamo qui in diretta, sulle novità, qualunque cosa, ragazzi. Siamo ovunque, quindi, ragazzi, seguiteci. Come state, ragazzi? Come state? Ciao Carlo, ciao Pimpi, ciao Fudo, ciao Nano Volante, ciao Daki. Come va, ragazzi? Come va? C'è l'eco? Senti l'eco? No, su Pornhub ancora no, però magari. Non si sa mai, un giorno. Ciao, Ega. Signor Carlo, saluti. Basta che ti paghino, fai questo e l'altro. Ma dipende da quanto. Da quanto. Si deve parlare solo da quanto. Ok, ne avevo aperti due. Non c'erano dubbi, Pimpi, non c'erano dubbi. Allora, a parte Obakan che ci fa ancora la pubblicità. Ragazzi, potete beccare anche Obakan. Vabbè. Guardiamoci quest'altra pubblicità, va. Come state voi, ragazzi? Come state? Tutto bene? Tutto bene? Che vi raccontate? A parte Fudo che vuole entrarmi in casa in filo diffusione. Eccolo, Carlo, ci sei riuscito. Grazie mille. Grazie mille per l'abbonamento, Carlo. Vi ricordo che domani anticipiamo la diretta di approfondimento ed è l'ultimo giorno di diretta, poi se ne parla settimana dopo o giovedì o addirittura venerdì, poi vi informo su quello che succede, domani dalle 19 alle 21 diretta di approfondimento parleremo del costume di Atomos, del costume di Proteo, del costume di Gobbler, di Tritone, di Sumitomo e di Jill-Ra. Ed inoltre parleremo della Torre Ninja. Dovrebbero inserire almeno un paio di eroi nuovi, uno sicuro, ma presumo più di uno, può essere che ne inseriscano, che inizia stesso domani, quindi guarderemo tutto domani. Poi una cosa che stavo pensando, ma della seconda stagione chi è rimasto senza costume? Domanda. A parte Oceanus e Teti, che non credo che faranno il costume a breve. Nessuno? Ah, c'è ancora Nama Age, Maggi, Gato, i tre stelle sono rimasti, è scricciolo. Ok. Ciao Tris. Vento gelido anche qui. Siamo di nuovo al freddo. Ma sul serio? Sul serio? Perché il mio abbonamento non si vede? In che senso? Devi cliccare condividi comunque. Quando vi abbonate fate condividi e c'è scritto tipo condividi e ci cliccate sopra. Poi non so con questi sistemi operativi che usi tu, Pimpi, che cosa combinano, ma dovrebbe essere quello. Andiamo da gratis. Vediamo un po' l'altra pubblicità. Pubblicità che non vanno bene. Ecco, così Pimpi. Così Pimpi. Grazie mille per l'abbonamento, Pimpi.
Per far uscire la cosa in sovraimpressione dovete fare condividi, altrimenti non esce. Questo gioco è nuovo? Cioè, è diverso dal solito. Vabbè che le pubblicità sono tutte diverse da quello che è il gioco ufficiale, però... Ok, allora, oggi che cosa c'è da fare? Usa attacchi bomba. Tra l'altro ne ho usato pure uno, quando lo uso? Boh. Usa due eroi sacri per ottenere esperienza d'eroe. Ma che facciamo del tirto? Cos'è il tirto? Si mangia? È buono da mangiare? Che ne so io? Volete farlo? Lo si butta giù fra due ore. Vi diverte arrivare alla fine? Arriviamo alla fine. Allora. Io il mio l'ho fatto, quindi. Succel fa un po' quello che pare, perché fa per far comparire il condivido ho dovuto riavviare la diretta. È strano perché di solito esce sempre scritto. Appena fai l'abbonamento subito riesce scritto. Però se non fai condividi, quella scritta condividi ti esce sempre. Ogni volta che entri nella diretta ti esce sempre. Quindi da lì non si muove. Allora, io alzerò un 4 stelle. Ho finito Gramps pure. Allora, ho finito. Cioè, ho fatto il secondo Gramps. Dawn, Basil, Zarola e Grill. Tre stelle mi sono rimasti questi qua. Dawa, Belit, Ulmer, Shrekok, Noril, la seconda Maevi, Jing, Planchet, ma nessuno di questi mi interessa ora. Perché mi sono messo a fare, che non ce la facevo a mantenere i rapidi, mi sono messo a fare quelli con gli zaini, cioè ho tipo 300 zaini, una cosa del genere, e quindi ora usciranno parecchi 2 stelle, preferisco alzare un 4 stelle a sto punto. E la prima della lista è Kitty, senza nemmeno pensarci. Abbiamo qualche eroe istruttore? No. Ciao Argor, buonasera. E c'è già 110. Già 110. Quanto cibo? Però almeno è aumentato. Quanto cibo? Ce ne mancano pure 5. State farmando. Ho usato 23 boccette rosse. Ma scusa, c'hai i biglietti? Quanti biglietti c'hai, Vega? Ciao Pier, ben trovato. Ah, ok. Io c'ho i biglietti, non riesco mai ad averceli. No, io comunque sto avendo molta difficoltà col cibo. Quindi mi sono fermato, non sto facendo più la 15.9. Ma sto facendo la 9.10, perché la provincia 9, se non mi sbaglio, è quella che dà più cibo, se non ricordo male. E quindi io tra l'altro non sto alzando nemmeno i 4 o 5 stelle, fino a sto alzando i 3 stelle, ma ero rimasto con pochissimi eroi, cioè eroi, i campi erano quasi vuoti, come quasi tutti gli Atlantide. Però di solito scusate la mia assenza. No, non ti scusiamo.
Comunque sto avendo veramente difficoltà, mi sono messo a fare la 9.10. Comunque mi dà le reclute, però non me le dà quanto la 15.9, ovviamente, però mi dà più cibo. E ho dovuto fare quelli comuni perché il cibo, almeno risparmio un po' di cibo rispetto alle reclute che gli do in pasto. Non so quanti zaini ancora c'ho. Sì, ne ho tanti. Tipo 500 eroi posso fare. Le boccette non ne ho usate tantissimo, devo dire la verità, perché non ne ho usata una ieri per livellare. No, due per livellare ieri. E poi basta praticamente. Ah no, una stanotte prima di andare a letto, che ero quasi scarico, quindi ho detto vabbè, mo li consumo e via. Basta. Non ho biglietti, quindi diciamo, meglio, ne avevo pochissimi di biglietti. 5 ne ho. Io la 14.6. Perché stai facendo la 14.6? Che ti dà la 14.6? Di strano. Di diverso. Di importante. Le pepite? Ma che ci fai con le pepite? Tornati? Poi mi spieghi dove li usi tornati. E dove li usi tornati? Ma come per i titani? Io non uso niente per i titani. Ma che problema avete? Onestamente vi dico, Non manco più il mana sto utilizzando. Infatti non lo sto facendo più. I tornadi. I tornadi, l'ultima volta che ho utilizzato, li ho utilizzati tipo forse al mitico. Ho usato da qualche altra parte, forse che non c'avevo, quando non c'avevo il mana usavo i tornadi. Ma cioè, i tornati li faccio perché comunque devo consumare cibo, ferro. E beh ragazzi, ma c'è qualche problema se utilizzate le armi, vi dico. Cioè, avete qualche problema a voi che giocate con me. Se lo utilizzate al titano, perché poi altrove non so dove si potrebbero utilizzare. Cioè, dove vi piace utilizzarli. No, no, ma in generale a fare punteggi, ragazzi, cioè. Ma se muoiono tutti, vediamo se esce il drago, uccido pure il drago. Stronzo di un drago. Però potrebbero mettere tipo un premio, se butti giù esce tipo, ne so, 5 di cibo, ma giusto così per sfizio. O una chiamata gratuita se butti giù il drago. Potrebbero, no? Non esce il drago. Paura, ha paura. Ha paura. Non esce, volevo aspettare, ma niente, effettivamente non esce. Vabbè, torniamo a noi, va. Non l'hai mai ucciso, no. Se esce, beh, l'ho fatto già un paio di volte, ma esce di mostro. Basta colpirlo più e più volte, innumerevoli volte, e cade. Più o meno cade dopo la roccaforte, tipo circa qua. Ma lo devi colpire da quando esce fino a qua. Se no non muore.
Se è duro uccidere un drago, né? Prendete e poi uccidete il drago. Cioè, non avrebbe senso nel caso. Quindi, ci vuole costanza e dedizione. Allora, torneo raid. Come siete messi, ragazzi? Io come ieri, uguale, non è cambiato niente. Due mi hanno attaccato, uno ha vinto, uno ha perso. Uguale a ieri. Già ne abbiamo perse due ieri. Tra l'altro una per nulla. E quindi oggi potremmo anche uscire tranquillamente senza tanti problemi. Oh, la difesa di merda. Volevo verificare se effettivamente fosse una difesa di merda, ma in realtà non mi stanno attaccando. Ma. Allora, ricordiamo le cose. È battaglia sanguinaria, quindi non funzionano le cure e le resurrezioni. E non si possono utilizzare eroi blu. Lo sto facendo ora il torneo raid. Mi sa che sto per perdere la prima. Difesa 3 vinte e una persa. Ottimo. Ieri 4 sconfitti, oggi 5 vittorie. Ma sconfitti in attacco? Difesa D. 6 attacchi, 4 perse e 2 vinte. Ma vedo pure a voi pochi vi attaccano, eh. In attacco ieri ne ha perse 4, oggi 5, ma hai continuato quindi? Hai usato le gemme? Allora, usiamoci Scoratec, va. Questo è il 24. Difesa B, 7 vinte, 7 perse. Vedi, questo è almeno Tris. No, ieri ne ho perse 4, oggi nessuna. Ma in attacco se ne perdi 4, esci Argor dal torneo. Sai che non avevo mai notato il grado di difesa? Ho grado A. Che significa? Significa che praticamente ogni giorno che c'è il torneo raid, alla fine di ogni giorno, praticamente, in base al tuo grado di difesa, ti dà dei punti. Ogni giorno, a fine giornata, ecco, del torneo raid, se sei per esempio difesa A ti dà 650 punti, se hai difesa C ti dà 500 punti, se hai difesa D 400, 200 e il massimo è 900 punti. Quindi più riesci a stare in grado A a fine giornata, più punti ricevi sostanzialmente, che si vanno a sommare poi ai tuoi punti di attacco e fare il tuo punteggio. Quindi è buona cosa avere una difesa A, però in realtà nel torneo raid la difesa sì conta, ma poca roba, ragazzi, poca roba. I punti che vi dà, per esempio, sono 900 punti che vi dà. Se andate a fare due attacchi, o non dico uno, ma due attacchi, vi dà 1000. Se non li perdete, i due attacchi che fate, vi dà almeno, come in questo caso, 1400-1500 punti contro i 900 di difesa totali. Quindi non è tutta questa cosa importantissima la difesa. Quello che conta è in attacco, ragazzi. Non perdere e non uscire. Quello è. Ah, è 2 vittorie, 0 sconfitte l'hanno là. Poi dice che non è sculato. Cioè, 2 solo hanno attaccato e hanno perso tutte e due. Poi dice che non ha fortuna lui. Allora, andiamo a fare sto torneo, dai. Allora, stiamo modificando qua, 24, qua ci mettiamo la 3, 11, 11 e bla bla bla. Ma sul serio, Pimpi? Madonna, cioè... Non seguo le tue dirette, si vedono i risultati. No, in realtà c'eri la diretta, o no? Era quella precedente che c'eri. Fai schifo, Pimpi. Fai schifo. Gettone epico. Fa la chiamata gettone epico e becca maestro Levus. Ma. Un po' ti vergognavi, un po'. Vabbè.
Oh, niente, oh. Allora, se avviciniamo queste qua, questo le salgo. Se si trema, non voglio far caricare lui. Vediamo se cambia qualcosa. Se tre nel vuoto dovrei caricarmi tutti. Ti pareva che non faceva il tris, guarda, cioè. Mamma mia. È proprio il momento ideale. Allora, vai qua, vai qua, vai qua. Bello il coso Luna, che era partito, ma giustamente Rigard, se anche lui al momento giusto, tutto va bene. Dai, andate, andate, andate. In compenso difesa Ride e in entrambi i profili, è andata bene, dai, poteva andare peggio. Io sto aspettando il cambio delle chiamate del destino per farne altre di Pasqua. Eh sì, ormai conviene. Se siete al limite, forse è meglio aspettare il prossimo cambio, che dovrebbe essere quello già confermato, però non è sicuro al 100%, però soprattutto per chi ha già fatto tante chiamate di là, che ha preso tanti eroi di là o che non ha bisogno di quegli eroi lì, conviene sicuramente aspettare. Tanto mancano 2 giorni, mi pare. Arriva qua sopra, non cambia nulla. Queste le posso buttare su questo, ma non ci interessa nulla. Facciamo un doppio tris, esce questo qua, vediamo se ci esce qualche altra tessera qua sopra. Ma figurati. Niente. E va bene così. Sì, carichiamolo, Azula. È troppo facile. Troppo facile. Devo pure consumarmi questo prima di gazzella. Parte l'amica Sartana di là, però questi almeno sono morti. Dai, uno me li puoi far fuori. Giustamente. Resiste, grandissimo Falen. Grandissimo. Stavo a 0 perse, ora a 2. Iniziamo bene oggi. Purtroppo è così, ragazzi, è così. Da un nulla può succedere di tutto. Di tutto. Allora, questa cura non ci interessa. Io quasi quasi andrei di nuovo di gialli, perché mi proteggo con tutti, altrimenti potrei andare di rossi. Però la rossa non mi convince. Eh sì, pure l'altro, pure ieri in un attacco c'era la nitra centrale. Dalla schivata, che comunque è un fattore positivo, però boh. Solo che ci sono 2 gialli, solo quello che mi preoccupa. Che questo brucia e io mi potrei proteggere tranquillamente con Gazzella. Quello è. Quello è. Lo so, ma i rossi non mi convincono di loro. Quello è il problema. Non ho molto fiducia nella squadra rossa. C'è solo lei che comunque è così. No, non l'ho finito Gorilla. E non ho intenzione nemmeno di finirlo a breve. È la resistenza che non ci sta. Comunque anche Godzilla non resiste. Quindi Godzilla voglio. Gorilla non resiste.
quello che non mi piace di questa squadra. Perché se partono, allora sì, fanno parecchio male. Il problema è che se non partono resistono poco. Porto Maggiano almeno è rapido. Ciao Don Fabio, buonasera. Allora, andiamo qua. Di già le avrei vinto. Per la cronaca. E strano, la prima volta che Young Mai contro attacca uno solo. Ah, perché deve riattaccare un'altra volta prima di morire. Giustamente. Fammi un solo attacco. Dai, fai il secondo e attacca i 4-5. Miracolo. Allora, facciamo così. Facciamo così, facciamo cosa? Dai, un'altra rossa mi serve, dai. Ovvio. Troppo tardi. Ah, come cazzo si fa? Vediamo. Prossimo attacco. Comunque ha fatto 452, eh. Dicevo, la testa era sotto, ha fatto la combo dopo. E già ho detto boom. Dai, quello che ho perso ieri l'ho recuperato oggi. Tra ieri e oggi ci ho dato dentro di Atlantide. Ora ho tre gettoni per la chiamata. Che dici? Prova a evocare? Sì, Don Fabio, tranquillamente tu. Appena ce l'hai, fai le chiamate tranquillamente. E poi gli eroi comunque non sono male. A te qualunque ti becchi comunque è sempre buono. Oggi chiudiamo il raid 2-3. Da domani siamo in single elimination mode. Sì, donna, evoca durante la live. Infatti sto vedendo che parecchi che fanno le chiamate quando sono in diretta e prendono sempre qualcosa. Cioè, cavolo. Mi devo far pagare. Devo iniziare a farmi pagare per le benedizioni, tipo. Quanta vita aveva Silian di vita? Non so quante ne aveva, ma era pochissimo. 63, mi pare. Comunque l'attacco normale mi avrebbe ucciso. E lui era carico di là. Poi tra l'altro c'aveva anche la bruciatura, quindi sarei morto quasi sicuramente. Il turno successivo, a fine turno, meglio. Allora, qua come ci andiamo? Ci serve qualcuno che rimuove le magie benefiche. Antamuleto per le chiamate in live. Ci serve qualcuno che rimuove le magie benefiche. Per forza di cose, se no, Elena, come cavolo l'affronto? Di rossi non ne ho. Di rossi non ne ho. Potrei andare di viola rischiandomela.
Cavolo. I verdi non ci posso andare. Ci posso andare o di giallo o di viola. Gialli, o meglio, gialli o rossi e viola. I rossi non c'ho nessuno che toglie le magie benefiche. Gialli non ho nessuno che toglie le magie benefiche. Quindi non è che c'ho molta scelta in realtà. Però a sto giro vorrei portarmi... Allora, qualcuno che rimuove anche le magie benefiche. O meglio, malus, non le magie benefiche. Solo che c'ho il Rigard solo. Tra i viola, chi mi rimuove le magie benefiche? Solo Rigard. Ma devo rischiare così. E almeno glieli rispedisco a loro. Solo quella è la cosa. Vabbè, che è questo. Ma questo dà il... come si chiama? Sanguinamento. Questa mi rimuove le magie benefiche e questo dà la magia benefica. In realtà non è che mi servisse a tanto, però. Allora, questo come lo avviciniamo? Se fare questo o questo, perché qua magari sale. Allora facciamo così, questo lo posso far salire e poi faccio il tris da qua. Okay. Così a caso questo qua dietro. Allora come si carica con le passive quello? Infatti non subisce il danno del demone, mi sa. Alla fine ieri non ho ricontrollato, ma mi sa. Infatti subisce solo i 102. Comunque non viene colpito dal demone, però sta lì. Ora invece sì. Ma vediamo quanto gli facciamo di danno, dai. 164. Ma una merda le piota col danno. Proprio inutile. Vediamo se così muore. La uccidiamo con i demoni e con la tessera, anzi le tessere che sparano. Ok, abbiamo fatto gli sbruffoni e ora la perdiamo palesemente. Ma comunque qua c'ho sempre lei. Ci arrischiamo di viola o vado di gialli? Che di gialli contro questo sarei messo pure bene. Anche perché fa la schivata, poi lui. Comunque non lo posso colpire se vado di gialli. Questo pure mi dà l'immunità ai nuovi disturbi. E gliela devo togliere. Dai, andiamo così, va. Allora. Qua colpisco lui. Qua
posso far salire questo, colpisco qua. D'Artagnan vuole tanto diventare moschettiere del re, ma per ora è soltanto apprendista moschettiere del re. Due turni, iniziamo a lanciare. Ma sì, ma che ci importa? Via. Ok. Vai, Lepiota, di nuovo, facci 160 di danno. 131 a sto giro, ancora di meno. Dai, è andata bene oggi, dai. Dai, è andata benissimo, non bene, benissimo. Siamo in carreggiata, ragazzi, per arrivare almeno a cioè arriviamo mercoledì, potremmo addirittura aspirare ad arrivare a giovedì, anche se dubito che possa andare bene sempre. Allora facciamoci due ride, dai, che ci apriamo il baule ride. Jabonet è online. Milabu. Dai ragazzi, dai, questo è facile, dai. Questa è facilissima. Facilissima. Ok, abbiamo vinto. L'ultima parola è famosa. Non abbiamo ancora vinto. Allora, così la potrei uccidere. Vediamo se riusciamo. No, non abbiamo ancora vinto, raga. È inutile che uno cerca di uccidere la Anne. Non la puoi uccidere. È più forte di lei. O la faccio diventare trasparente se non muore. E invece... Ok. Vai qua. Vediamo che succede. Troppo concentrato sul lato sinistro, però devo dire al frica, mica va bene sta cosa che ti concentri solo su un lato. Non posso fare altrimenti. Andiamo di qua, se muori. Perfetto. Alexandrine si ricaricherà. E noi ci spariamo questo. Ok. Ma ti sparo prima Anna e poi così. Ti faccio anche caricare con tutte le passive. Vai, ricaricati. E uno è andato. Secondo. Dai ragazzi, come... Stavo dicendo, ma chi cazzo è questo? Tra l'altro non è maxato. Che cazzo di squadra è questa? Che squadra è questa? Vabbè. E non chiedo nemmeno come andare, perché non ha molto senso. Eh sì, tanto io ci vado comunque, perché tanto è già... Già me se l'è presa da me, quindi non è che... che poi può fare vendetta dopo.
No, non va bene, Fudo, non va bene. Meno male sei già seduto. Ma questo quanto c'ha di... Niente, vero? Allora, 1, 2, 3 e 4. Dicami, dicami. Tanto già rovinato, non ti preoccupare. A priori si rovinano le serate. La settimana addirittura. Quando mi ricarico pure, guarda, senza un senso, ti sparo pure tutto addosso. Vai Falco, sei tutti noi, grandissimo. Scusate. So forse di essere una bruttissima persona, ma devo andare. Sì, sei una bruttissima persona, Pier. Comunque, grazie per essere passato. Anche se sei una bruttissima persona. Allora, vediamo qua. Dai, ci andiamo di gialli. Anche se forse questa ci dà un po' più fastidio. Dai, andiamoci di gialli, vediamo che succede, va. La seconda strofa di D'Artagnan e Moschettieri del Re dice, che tra l'altro la seconda strofa di tutte le canzoni io non la conosco. Anche perché non, nella sigla è quella. È solo la prima strofa mettono. Ah, in quelle che... vabbè, certo, aveva un senso logico. I danni subiti vengono ridotti almeno 10%. Pure il potere etereo di Alfriga non è male. Comunque la fa durare un po' di più. Ma per ora è soltanto apprendista moschettiere. Perché? Del Re è più figo. Suona meglio. Quando c'era Cristina D'Avena che non era influenzata da Giorgio Vanni, faceva canzoncine. Poi con Giorgio Vanni si è iniziato a riprendere un po'. Allora, posso lanciare lei qua, in modo tale da non fargli fare la schivata. Però lei la schivata la dà a tutti, quindi... Però questi due qua non muoiono. Sì, vabbè, immagino che aveva un senso, però dicevo nel senso che canzoncine erano. Quindi suona meglio perché rimbomba la cosa. Allora. Allora, facciamo questo qua. Ha coraggio, ma non sa ancora come... Ah, questa è la seconda strofa, ok. D'Artagnan vuole tanto. Allora, questo lo utilizziamo. Qua quanti turni ancora? Beh, sta ri per ripartire. Quindi io faccio una cosa. Ti sparo tutto addosso. Se va bene, bene. Se va male, abbiamo scherzato. Infatti, ovviamente. Ma tanto ci ricarichiamo di nuovo e andiamo di nuovo. Prima o poi le tue schivate. Prima o poi le tue schivate verranno meno. E proprio in quel momento in cui le tue schivate verranno meno, io ne approfitterò. E non è adesso. Ah no, è adesso perché mi ha tolto il mana, Norn. Cazzo di Norn, me l'ero dimenticato.
Allora facciamo così. E ora così e ora cosa. Ora ti potrei anche far caricare se non muori. Infatti mi figura di se muore. Che tanto la schivata non la puoi ricevere. E ora la puoi ricevere però. Allora questo dovrebbe far salire la gialla qua. Ok. Dovresti morire. E... che sudata ragazzi, che sudata. Boom. Qua se parte Ludwig mi massacra maledettamente più e più volte. Se vado di blu mi devo comunque portare qualcuno che rimuove magia benefica, ossia Sonia. Invece di verdi andrei più tranquillo. L'unico problema è che di verdi lui, come lo butto giù? Ma abbiamo Camaleonte. Dai, proviamo così, vai. Non va bene. Qua faccio un doppio tris e carico anche lui. A questo punto è meglio da questo lato. Tanto solo due gliene vanno addosso. Quindi facciamo così. Ecco. Allora, posso fare così. Posso fare così a sto punto e dovrebbe morire. Ok. Vediamo se ci carichiamo. E ora? Cazzo, sta situazione non l'avevo messo in conto. Allora, vediamo se riesco a bloccare Mamma Natale con Hansel. Ok, quindi siamo un po' più tranquilli. Così, cosa? Ovviamente non me la dà mai, però buttiamo giù almeno lei. Il problema è che Mamma Natale non si carica. Quanti turni ancora? Finito. Pensavo almeno di riuscire a buttarlo giù questo. È dura ragazzi, è dura. Purtroppo il brutto di Camaleonte è questo. Quando parte e non c'hai tessere, non gli fai nulla. Non gli fai nulla. Perché purtroppo io per portarmi Hansel sono costretto a perdere il terzo che avrebbe ucciso con le teste, con le speciali. Se porto Hansel. Mi ha dato una mano con Mamma Natale a bloccarla. Però in realtà non l'ho manco cagato di striscio, quindi dovevo aspettare un po' con Hansel. Cazzo. Contro questi basta che sbagli mezza mossa. È finita. Allora abbiamo tre tessere qua e tre tessere qua. Però a me mi servirebbero sotto di lui. Non vedo cosa posso fare. Se qua mi dà una mano qua. Ciao Giangi, ne abbiamo vinte 5 su 5 oggi, stranamente. In difesa invece come ieri, 2 su 2 io. Cioè 2 ieri, 2 oggi, una vinta e una persa. Te com'è andato? Che devo fare?
Allora. Quale tessere ce l'ho? Quindi a sto punto potrei rischiarmela a cercare di buttare giù questi. No, ho sbagliato perché coso di uno solo colpisce. Madonna. A lui non gli abbiamo cambiato colore. Cazzo, c'è la protezione. Hai capito lo stronzo. Ciao Tony. Non lo uccidiamo a lui. Oh sì. Però siamo come prima. Qua mi serve una verde. Eccola qua. Non cambiare colore. Cioè, ma vaffanculo, vai. Cioè, ho attaccato di qua proprio per non farla partire, no? Proprio solo per quello. A volte fanno certe combo allucinanti. Che da destra va a finire fino a sinistra dall'altro lato. Come cazzo si fa? No, ma non è una rottura. Il problema principale sono gli altri. Là chi mi colpiva colpiva, io morivo sempre. Cioè Sobek mi massacra, Khufu mi massacra. La tizia gialla mi massacrava. Ludwig, se parte, ho bisogno di comunque Camaleonte che gli rimuove tutto, perché altrimenti carica a manetta sia Sobek che Khufu. La mia fortuna è che su tutti quanti lenti praticamente, e quindi ho la possibilità all'inizio di beccare tante tessere. Però basta mezza mossa che sbagli, sei fregato praticamente. No, se questo è ancora online. E dai. Non c'è niente da fare oggi. E questo è l'ultimo, dai. Facciamo l'ultimo attacco. Allora, abbiamo questi due esterni. Poi abbiamo... Ma io sai che vi dico? Ci sono gli andati blu. Oggi blu non l'abbiamo proprio usati, vero? Andiamo di blu così, dai. Massimo si perde e via. Tanto il baule l'abbiamo aperto. E torniamo sempre a quel punto lì. Usare o no Milena adesso? Che facciamo? Allora, questo posso fare qua. Vabbè. Nient'altro? Nient'altro. Vabbè. Apriamo sto baule, che dite? Ce lo apriamo? Beh, 250 di cibo. Va anche bene, dai. Va anche bene.
Tutto sommato. Tutto sommato. Ok, questo finisce domani, cioè giovedì. E quindi niente, dai. Che vogliamo fare? Facciamo altri ride? O la concludiamo qui, ragazzi? Voi che dite? Che cosa da fare è quello. Locazione qua sta bene qui. Non so se farò le chiamate di Atlantide, penso di no. Sì. Che vuoi vedere con precisione? A me te lo faccio vedere con precisione. Sì, Morlove l'ho fatto ieri, quando ho livellato. Me lo credo. Sì. Ma poi, cioè, manco sfizio Morlovia ormai. Ciao Argor, buonasera. Beps, che vuoi vedere di particolare? Dipende da te. Allora, io la conversione che ho fatto, ovviamente, sono state le fucine. Come vedi, ora non c'è niente, ma in realtà queste due fucine qua, a parte questo, è capanna da caccia. Poi le altre due fucine, una è il laboratorio alchemico e un'altra è la caserma. Però queste quando le utilizzo le metto, altrimenti tengo le fucine. Mentre invece l'ultimo, che cosa ho fatto? Ho trasformato la miniera, perché a me io ho tutto pieno, cioè nel senso che non c'ho niente da costruire, proprio zero. Pure le cose più stupide ho alzato. E quindi il ferro non mi serve praticamente a nulla, quindi ho convertito la miniera di ferro in come si chiama qua, in capanno da caccia. È là che ho recuperato quello spazio lì. Poi invece la caserma l'Accademia degli Eroi, che cos'è l'altro? Il deposito? Non mi ricordo che cosa c'era l'altro, perché i quattro campi di addestramento li ho lasciati. Ah, giustamente, no, l'alta fucina, perché sono quattro le fucine, 1, 2, 3 e 4 sono le fucine di base. Praticamente tre fucine le ho fatte per questa roba qui, e la miniera l'ho fatta negli Accademia degli Eroi e ho ottenuto i quattro campi di addestramento. Laboratorio e caserma l'ho fatto sulla fucina. Però ripeto, io il laboratorio quando lo utilizzeranno, cioè quando lo utilizzo, quando non lo utilizzo lo tolgo, come in questo caso. Preferisco la fucina perché alle volte posso creare roba. Ma pure la caserma tolgo, la converto solo quando mi serve. Dato che non c'ho niente in costruzione, io posso convertire ogni volta senza tanti problemi, perché non ho costruzioni. Quindi me le tengo così. Quando metteranno di nuovo Oceanus? Boh, non lo so. Dovevano mettere a sto giro, ma in realtà hanno cambiato, hanno messo Ursena. Non lo so. Il prossimo mi sembra di no, che non c'è Oceanus, vero? Ora ti dico con precisione. L'altra volta l'abbiamo visto. Vediamo. Atlantide, non lo vedo. Ah, eccolo qua. Il prossimo c'è Oceanus, Ciacco, Ariel col costume, ovviamente, e Tahir. Perché sono finiti 5 stelle senza costume, vero? Sono finiti 5 stelle senza costume. L'ultimo era Atomos. Sì, ci sarà Ariel e Oceanus. Mentre i due eroi del mese sono Ciacco e Tahir. Che sarebbero questi, ve li faccio vedere. La prossima Atlantide sarà il 1° maggio, tra l'altro. Ah, l'abbiamo fondato prima, Ciacco.
se non mi sbaglio. Questo. E Tahir sarebbe il rosso. Eccolo qua. Ma convertire più volte si paga solo la prima volta o tutte le volte? No, no, solo la prima volta. Una volta che hai convertito un edificio, qualunque esso sia tra l'altro l'edificio che tu vai a convertire, alzi, per esempio a me sono a livello massimo, a livello 10, come vedi sempre gratis. E posso convertire qualunque tipo di edificio su qualunque altro tipo di edificio, quindi tu puoi scambiare. Se per esempio qua la prima volta ci hai alzato il laboratorio alchemico e di qua ci hai messo la caserma, tu puoi fare anche l'inverso poi e non paghi nulla. Ora faccio la conversione, lo stesso gratis. Fudo, no, non c'è nessuna guida, non ci deve essere una guida. Riconverto anche questo e poi per esempio qua ci posso rimettere il laboratorio, comunque è gratis. Lo puoi fare sempre questo passaggio ovunque. Una volta che ti sei alzato l'edificio, te lo, anche se non è a 10 l'edificio, anche se ce l'hai a 3, a 2, a 1, non cambia niente, te lo riconverte al livello in cui l'avevi portato. Se ho già Raffaele Alexandrino, conviene cercare di prendere Ariel o è un di più? Allora, la differenza è abissale, cioè nel senso che per me Raffaele, il nome è figo per carità, non ci sono dubbi su quello, però l'eroe in sé, ragazzi, un lento che mi cura, mi può curare quanto cavolo vuole, ma per me un lento, già un medio, mi diventa difficile a farmi curare per come gioco io ovviamente. Un lento è ancora peggio. Poi dà dei vantaggi, ok, che potrebbero essere sfruttati. 50% chi è a meno del 50% è tanta roba. Però è lento. Alexandrine invece è molto diversa, cioè nel senso che non so se la sentite, è partita Alexa, con l'Alexandrine è partita Alexa, però vabbè, dettagli. Alexandrine è un eroe che va utilizzato in attacco e secondo me per sfruttare molto l'aumento del critico che uno ha, più che la cura, perché purtroppo la cura di Alexandrine non è il massimo sostanzialmente. Dove stai Alexandrine? 18% è veramente poco e in base alle tessere ghiaccio può arrivare al massimo al 42%, un medio che cura 42% è normale, per come la vedo io. Però dato che ha le passive che sono interessanti, ha il fatto di aumentare il critico, questo eroe in attacco può effettivamente darti un enorme vantaggio, soprattutto se giochi di mono, perché così potenzia a manetta le tessere che stanno sul campo di battaglia. Ariel invece è un eroe molto più tattico, soprattutto se lo becchi col costume, perché uno col costume puoi avere un eroe che cura oltre gli HP massimi, quindi già quello è una cosa molto più vantaggiosa sia rispetto a Alexandrine sia rispetto a Raffaele. Ma la cosa fondamentale di Ariel, soprattutto se la utilizzi senza costume e quindi perdi il vantaggio di andare oltre gli HP massimi, è la velocità. Che il più 24% di rigenerazione mana e il fatto che annulla e distrugge tutti gli alleati possono essere molto molto importanti per un medio. Però bisogna avere al fianco eroi che te la fanno sfruttare questa. Perché altrimenti, oltre gli HP massimi e una piccola quantità, o meglio non è una piccola, una moderata quantità di mana nel corso di 4 turni potrebbe essere un vantaggio, se per esempio non lanci le tessere, ma normalmente è molto più lento a far caricare gli alleati Ariel. In linea di massima, io se dovessi scegliere un eroe tra questi tre sceglierei Ariel senza ombra di dubbio. Però Alexandrine ti può dare un vantaggio e non ti dà Ariel, soprattutto se hai eroi che magari sono rapidi,
che non hai bisogno di velocizzare e quant'altro. Invece Ariel ti velocizza gli eroi che hai. Quindi dipende. La risposta è sempre dipende, come giri e giri, sempre dipende. Ma se le riprendiamo singolarmente, io penso che Ariel sia superiore, soprattutto se la becchi col costume. Poi, ragazzi, ok che sono in evidenza, cioè ok che sono eroi in evidenza, ma gli eroi in evidenza 1,3% sono in 4, perché voi dovete ragionare anche su questi altri che sono in evidenza, e c'è sempre la possibilità 0,3% di beccare comunque l'eroe della seconda stagione che non sia in evidenza. Quindi non è perché c'è un eroe qua in evidenza, dice vabbè non le faccio perché magari mi becco quello. Cioè se tu per esempio Ariel non la vuoi e la vai a fare adesso la chiamata, magari ti dà Ariel adesso, nello stesso modo. Certo è meno probabile, quello sì. Però devi valutare anche tutti gli altri eroi che ci sono, secondo me, come ragionamento in sé. Anche perché beccare un Oceanus e beccare una seconda Ariel, per dire, che uno magari già ce l'ha pure Ariel, Oceanus ti dà un vantaggio nei rossi che magari ti serve assolutamente. Poi dovete mettere in conto anche i due eroi che sono dei mesi, eroi del mese passati, e i prossimi sono Chaco e Tahir, che entrambi non sono malvagi, però dipende sempre da uno che cosa ha a disposizione. Anche perché andarsi a prendere, che ne so, una Devana adesso non è assolutamente male, se uno vuole ragionare su questo discorso. Mentre invece il Claern può essere utile, sì, ok, nelle guerre molto rapide, può essere un vantaggio, ma è pochissima roba, onestamente. Quindi là è tutta tua fortuna. Cioè, ok, ripeto, che sia un vantaggio in più nel beccare eroi in evidenza, però non è l'unica cosa. Soprattutto qua che ne sono 4 in evidenza, con le stesse probabilità. Sto giro ho consumato quasi 10 boccette energie e sono arrivato a 400 zaini. Mi alzerò Bagart e finirò l'ultimo buffo di Krampus con quello. Sì, domani già parte la torre. Tony, le torri partono un giorno prima, il mercoledì. Infatti domani facciamo la diretta di approfondimento, domani, che anticipiamo anche noi perché io giovedì parto. Quindi domani faremo la diretta di approfondimento e parleremo anche della torre ninja. Dell'eroe nuovo o più eroi nuovi che inseriranno nella torre ninja, e parleremo anche dei costumi, questi qua nuovi inseriti in questa chiamata. La maggior parte scendono venerdì, per questo Tony mi sono anticipato a giovedì, voglio anticiparmi a sto giro. Comunque Fudo, allora sia, ti dico, e questo per me vale per qualunque cosa del gioco, qualunque, ragazzi, non fossilizzate sugli schemi che uno vi dicono altri, due anche altri mi ci metto anche io dentro. Non è perché io ti dico che quell'eroe è buono tu lo alzi a priori senza nemmeno tanto ragionarci su, ad alzare, figuriamoci ad emblemare o a spezzare l'eroe. Queste cose, ragazzi, sono molto, molto personali. Vanno analizzate tutta la squadra. Cioè, dove lo vuoi utilizzare quell'eroe? Perché lo vuoi alzare? Le risorse che ha a disposizione? Le chiamate che ha a disposizione? Qualunque altro dettaglio che vi può servire, uno lo mette dentro. Perché per gli emblemi uno dice, vabbè, c'ho il gettone di ripristino, posso tornare indietro, mi riprendo gli emblemi. E fin là, ok. Però il cibo e il ferro che avete consumato non lo recuperate più. E soprattutto se parliamo di 5 stelle, ragazzi, il cibo e il ferro è un botto. È un botto. Quindi un attimo studiata la cosa, secondo me. Vanno un attimo analizzate tutte le squadre, tutti gli eroi che uno ha, e poi decide. Io per come la vedo io, succederà così anche col secondo spezzalimite, io ho iniziato sempre dai 3 stelle, perché me li ritrovo sempre i 3 stelle. Cioè voi per il torneo raid, voi per le sfide,
vuoi per qualunque altra situazione un po' più particolare, alcuni eroi io me li ritrovo sempre, anche 3 stelle. Quindi io sono partito ad emblemare i 3 stelle, sono partito a spezzare i 3 stelle e probabilmente partirò a doppio spezzare anche i 3 stelle, perché consumano meno materiale, me li ritrovo sempre, e alcuni eroi che li puoi usare anche con i 5 stelle, come per esempio un Treville, fino a poco tempo fa lo potevi utilizzare tranquillamente anche con i 5 stelle, Ursina la puoi per esempio utilizzare anche con i 5 stelle utilizzando il Deridi, soprattutto ora col doppio spezzamento che uno va a fare. Poi è normale che un 4 stelle e un 5 stelle possono diventare molto più superiori, ma ci vogliono anche più materiale per farlo. E quindi bisogna un attimo ragionare su cosa uno vuole andare a fare. Io per me le cose che vado a fare, ormai le squadre principali ce l'ho, quelle sono, quindi me ne frega poco. Mi interessa più competere in quei tornei in cui posso competere, che se sono i 3 stelle e i 4 stelle. Ecco perché io inizio sempre dai 3 stelle e 4 stelle, in linea di massima. Poi ognuno ovviamente gioca a modo suo e la vede in altri miriadi di volte, in modi, una volta. Quindi Fudo, si deve un attimo ragionare su cosa hai a disposizione, cosa ti serve e quant'altro. Pure un percorso di un emblema, visto che stiamo parlando di emblemi, può cambiare da player a player. A cosa ti serve quell'eroe? Ti faccio un esempio di Elena, perché è quello un po' più classico che si può ragionare in vari modi. Elena è uno di quegli eroi che ha pochissima difesa, quindi dura relativamente poco come eroe. Quindi ci sta chi ha potenziato difesa e salute per farla resistere molto di più, mentre chi come me ha emblemato e ha scelto il percorso di attacco praticamente, e potenziando ancora di più il punto forte che c'aveva Elena. Anche perché Elena te la può giostrare, nel senso che dato che lei si dà il contrattacco a se stesso e ai suoi vicini, per me in linea di massima avere una difesa alta è sconveniente, perché chi ti colpisce sul contrattacco fa meno danno e quindi il contrattacco è minore, mentre invece l'inverso, per assurdo, molto meglio avere una difesa bassa in modo tale da farsi attaccare in un determinato modo. Però ripeto, qua c'è una scelta da fare e questo va in base ai gusti personali o all'utilizzo dell'eroe. Io l'eroe lo utilizzavo nella stragrande maggioranza dei casi per il danno tessera, perché andavo di mono, e quindi ho preferito alzargli l'attacco. Poi c'è chi invece la pensa diversamente e preferisce un eroe che duri di più, e allora ha emblemato difesa salute. Ed è per questo che io dico, ragazzi, ascoltate i consigli, ok, che magari di gente che gioca di più, o gente che ha testato l'eroe, o gente che prova l'eroe e quant'altro. Però poi ragionate con la vostra testa. Qualunque cosa del gioco, dall'alzare un eroe, dall'emblemare un eroe, da spezzare o dal doppio spezzare un eroe. E soprattutto non andate di fretta, cioè tutto il tempo del mondo. Io quello che dico sempre, l'ho sempre detto, lo ripeterò all'infinito, ragazzi, più che emblemare, spezzare un eroe, alzatevene un altro. Datevi la scelta di utilizzo di un eroe. Che per assurdo un eroe, anche che non è un 5 stelle ma è un 4 stelle, che ha un'abilità particolare, vi può tornare utile, più che emblemare o spezzare eroi 5 stelle, 4 stelle. Una volta l'ho utilizzato quell'eroe. Vedo molta gente che ha emblemato e spezzato o doppio spezzato eroi che mette in difesa e lo utilizza solo in difesa, in attacco magari non lo utilizza manco. Quindi boh. Comunque guardo la differenza degli eroi che c'erano quando ho iniziato a giocare io rispetto a chi inizia adesso, questa cosa mi pesa. Quanti eroi alzati e stanno parcheggiati lì? In che senso? La differenza di ora quando ho iniziato a giocare, ma tu dici come statistiche proprio? Eroi della prima stagione, eroi già della seconda stagione, senza costume, ragazzi, non servono a nulla ora. Cioè c'è una differenza abissale tra eroi che sono usciti adesso e eroi iniziali, ovviamente. Gli eroi di adesso per me non sono 5 stelle, si possono considerare come se fossero 6 stelle. Perché non solo come statistiche base,
cioè non solo quello, ma anche con le passive che si ritrovano. Sono un qualcosa di allucinante in confronto agli eroi della prima stagione semplici. Ora, eroi della prima stagione col secondo costume, se la possono lottare. Ora, nel tempo che metteranno i costumi anche negli altri eventi. Ma fino ad allora se la possono lottare. Però purtroppo, ragazzi, per me è una, cioè, è ovvia come cosa questa, basta vederli gli eroi. Una cosa è avere un eroe della prima stagione, ora è una cosa avere un eroe della quinta stagione. Per esempio andiamo a prendere una Kila che è un 3 stelle, cioè una rapida che attacca 3 e dà la schivata e in più c'ha la passiva, senza considerare la famiglia, che anche da sola parte come famiglia. Ragazzi, come la mettiamo a confronto a un Baldazar, a un Renfeld, a una Prisca? Cioè, non ha senso. E parliamo di 3 stelle. Sto maxando sempre qualcuno, ma continuo a essere pieno di cibo e pensavo di emblemare anche. Allora, se sei pieno di cibo, Fudo, ripeto, è la cosa che in alfa l'ho detto, non so, anche a qualcun altro. Ragazzi, per me, se fate mappa, e sottolineo, se fate mappa, il cibo non lo potete avere. Se avete cibo, ci sta qualcosa che non va. Ovviamente, ripeto, se fate mappa, perché se venite a dire, ok, no, non faccio mappa, allora è un altro discorso, perché non avete reclute, e quindi di conseguenza non avete la possibilità di alzarvi eroi. Mi ha preso in giro per Prisca maxata col costume, ma ancora adesso. Ma allora, un'altra cosa che sottolineo, ragazzi, i primi costumi della prima stagione, gli eroi della prima stagione con solo il primo costume non cambia nulla, come ragionamento. Per me sono uguali a quelli della prima stagione. Solo qualcuno prende un aspetto migliore, tipo Margiana col costume, col primo costume è tanta roba, Leonidas sul primo costume è tanta roba, ma è un caso raro, non è la normalità. Sto facendo sempre mappa, ora sfrutto lo sconto di Atlante per fare l'alta. Là è un altro problema, Fudo. Per me no. Per me no, nel senso che io fino a poco tempo fa, ragazzi, non avevo finito nessuna stagione, nessuna, perché quando uscivano gli eventi io andavo a fare quella mappa che mi serviva per darmi le reclute, facevo la 15.9 in automatico sempre. Se non riuscite la 15.9, vi consiglio la 6.9, non mi ricordo già più, che dà praticamente poche reclute in meno, ma è molto più semplice da fare. Proprio perché c'è Atlantide, consumi una marea di roba, cioè boccette, biglietti, vanno consumate tutti qua dentro. Ti fai una caterva di reclute e vedi che il cibo non ce l'hai più. Però se vai avanti, che da un lato conviene, per carità, andare avanti durante gli eventi perché costa di meno, ok, però non hai le stesse reclute che puoi avere facendo quella determinata mappa. Quello è il discorso. E a me non dispiace anche il costume di Vivica, allora. Io ripeto ancora una volta il mio pensiero è che un eroe lento deve fare qualcosa di strabiliante, altrimenti non ne vale la pena. Per me Vivica, cura tutto quello che vuoi, togli le magie benefiche agli avversari, ma onestamente io nel frattempo che la faccio partire gli avversari sono pieni di magie benefiche, io ho già perso, cioè vuol dire che già sono partiti 3-4 volte quelli di là. Che mi serve che mi toglie le magie benefiche a fine? Io per caricare un lento ho bisogno di lanciare 12 tessere di quel colore. È differente se tu mi parli, che ne so, di un Khufu che è lento ma colpisce uno come se fosse un cecchino e poi si propaga a tutti.
che da solo ti può far vincere anche il raid. Sono della stessa velocità, questi due. Quindi come fai a confrontarli? Io per me, a me non piace nemmeno Miki, per dire. Proprio perché è un lento che quando parte mi può bloccare qualcuno, ma nel 99,9% sono già partiti. A che mi serve? Cambiano i discorsi se ragioniamo di guerre molto rapide, quindi anche un lento così così può andare bene. Ma se un lento non mi cambia le sorti di un raid, io a quel punto preferisco un medio. Che sì, ok, sono solo due tessere in meno, però è molto più semplice da velocizzare. Comunque io devo fare un triss in meno per farlo partire. Quindi non preferisco ovviamente i rapidi che attaccano uno solo, che non ha molto senso, però quei rapidi che ti danno un vantaggio, che ne so, come per esempio Zimi, perché è tanta roba? Perché è un rapido che annulla i disturbi da tutti gli alleati. Quindi mal che vada, sfrutti i disturbi e sfrutti il potenziamento d'attacco. È un rapido. Quello è il vantaggio. Se devo aspettare Vivica che si carica per togliere magie benefiche agli avversari, ciao. Per me almeno, ripeto. E anche per la cura funziona allo stesso modo. Posso capire se avessi la cura oltre gli HP massimi, potrebbe tornarmi utile, però fino a un certo punto. Cioè, se io faccio partire una Vivica col secondo costume che cura oltre gli HP massimi, vuol dire che già ho lanciato 12 tessere. E se 12 tessere parte la mia Vivica e cura oltre gli HP massimi, vuol dire che gli avversari praticamente ancora non sono partiti. Ed è una cosa, vuol dire che il raid è già indirizzato. Quindi che mi curi o non mi curi mi cambia relativamente poco. Questo, ripeto, è come la vedo io. Poi ognuno gioca a modo suo. Conosco gente che comunque preferisce che i raid durino un'eternità e quindi si portano tanti eroi che creano servitori, si portano tanti eroi che aumentano la difesa, o tanti eroi che hanno poco danno tessera e tantissima difesa salute. I raid durano 10 minuti un quarto d'ora, magari li vincono tutti, ma onestamente per come gioco io 10 minuti un quarto d'ora ne faccio 4 di raid. Non, magari non li vinco tutte e quattro, magari li perdo tutte e quattro, però almeno non sto lì 3 ore a fare un raid. Ma se vado avanti non spendo soldi veri, non ho mai chiamate, se faccio la mappa faccio gettoni. Allora, e questo è vero, però è anche vero che la mappa ti rimane lì, Fudo. Cioè la mappa da qua non sparisce. I premi che ti dà la mappa... No, scusate, non è qua. E qua i premi che ti dà il completamento della mappa rimangono sempre lì. La chiamata di Atlantide rimarrà sempre lì, rimarrà sempre qui. Non è che sparisce la chiamata o spariscono le monete che ti devono, le prenderai. Però se hai altri eroi se hai tanti eroi da alzare, alzati quelli che c'hai. Poi quando inizi a finire gli eroi, che sono pochi eroi che ti ritrovi da alzare, là a quel punto dici aspetta, allora non mi servono più le reclute, posso rallentare l'alzamento degli eroi e magari mi concentro lì in quel punto ad andare avanti in mappa e poi fare le chiamate. Che per assurdo, più tempo passa, più gli eroi sono migliori. Perché ci mettono il costume? Faccio un esempio. Chi ha finito già la quinta stagione, come io per esempio, ho finito già la quinta stagione, le chiamate già me le sono fatte della quinta stagione. Che vuol dire? Vuol dire che fra 2 anni metteranno i costumi della quinta stagione. Chi non ha ancora finito la mappa si farà le chiamate con i secondi costumi. Che da un lato è conveniente, dall'altro lato c'è bisogno di aspettare. E quindi è come uno se la gioca anche in questo caso. Sì, ma io sto facendo un esempio, Pimpi. Dipende sempre da uno che cosa vuole fare. Tu
Tu mi dici, ok, ho pochi eroi, quindi ho bisogno di fare mappa per andare avanti, allora è un altro discorso. Ripeto, sul gioco, l'unica cosa positiva di questo gioco è che uno può avere una strategia opposta a un altro che gioca lo stesso gioco che è allo stesso livello, tranquillamente, senza tanti, non c'è una strada giusta e una strada sbagliata, fissa. Proviamoci sto baule, dai, vediamo se questo almeno ci dà qualcosa. 112, così poco di cibo. Gettone truppa epica. Basta. E non vi sforzate, per carità. 99, dai che arriviamo a 100, dai che arriviamo a 100. Allora, c'era qualcuno che aveva chiesto della torre ninja, Giangi mi pare, non mi sbaglio. Che me l'ero perso. L'avevo saltato perché è un po' più... Ah, Beps era, scusami, Beps. In cosa consiste la torre ninja? Non c'è la torre magia o sbaglio? Allora sono tre le torri. No, Fudo, no. Ci sono tre tipologie di torri attualmente in gioco. Le tre tipologie di torri sono la torre dei ninja, la torre della magia e la torre dello stige. In ogni torre c'è un qualcosa di diverso tra le varie torri, ma in linea di massima l'idea di base è lo stesso, cioè una dà le maledizioni, un altro ti mette il limite delle classi da poter utilizzare e così via. Cambiano ovviamente gli eroi che si utilizzano, ma su per giù il discorso è sempre lo stesso tra le varie torri. Insieme a queste torri, nello stesso ciclo, nella stessa fascia, ogni 4 settimane, c'è anche la, come si chiama? La sfida dell'alleanza. A sto giro c'è la torre dei ninja. Prossimo mese, al 99,9%, ci dovrebbe essere la torre della magia. Poi quella dopo saranno i cavalieri o moschettieri, non mi ricordo. Questo è il ciclo che dovrebbe essere. La particolarità della torre ninja, perché tutti aspettano questa torre ninja? Non tanto per gli eroi o per le chiamate o quant'altro, ma perché ci saranno per tutte le torri, qualunque tipologia di torri, delle truppe in più nella chiamata delle truppe epica, che ricordo che si può fare anche con il gettone truppa epica gratuito sostanzialmente che si trova in gioco. Perché tutti aspettano la torre per fare la chiamata? Perché sostanzialmente domani, lo vedrete, ora come ora, se si va a fare la chiamata nella truppa epica, nella chiamata truppa epica, c'è il 90% di beccare una truppa rara, ossia una truppa 3 stelle. E c'è il 10% di beccare una truppa epica 4 stelle. Durante le torri, la truppa rara scende a 85% e quel 5% tolto dalla truppa rara, quindi tolto da una truppa 3 stelle, si potrà beccare una truppa della torre, praticamente. Domani ci saranno le truppe ninja, quindi domani vedremo truppa rara 85%, truppa epica 10% e truppa ninja 5%. La truppa particolare è sempre 4 stelle, quindi c'è un 5% in più di beccare una truppa 4 stelle, che può essere anche quella normale, come questa, che non serve a nulla, però c'è la probabilità anche di beccare le truppe ninja. Nella torre ninja ci saranno le truppe ninja, che non servono a nulla, o meglio, le truppe migliori sono quelle che aumentano la rigenerazione mana, e la truppa ninja non lo è. Quindi di conseguenza la prossima torre, ragazzi, se avete gettoni truppa epica, non li usate. Se volete un consiglio, non li usate. Aspettate la prossima volta. La prossima volta ci sarà finalmente, dopo tot tempo, la torre della magia, che è un sacco di tempo che non esce. E in quella torre della magia ci saranno le truppe magia. Quelle truppe magie sono sostanzialmente, in linea di massima, le migliori truppe che ci stanno ora nel gioco. E solo lì si potranno trovare, quindi conviene conservare i gettoni e farle lì. Mentre invece un'altra torre, la torre dello stige, dà le truppe ciclopi,
che sono anche loro truppe che aumentano la rigenerazione di mana, però hanno delle differenze ovviamente tra le due, e io onestamente preferisco quelle magia rispetto a quello dello Stygia, dei ciclopi. Quindi vi consiglio, se dovete utilizzare i truppe, le gettoni di truppa epica, o di farle nelle truppe della magia o farle quando ci sono le truppe ciclopi, quindi torre della magia o torre dello Stygia sostanzialmente. Poi, per carità, si può beccare anche questa, che anche questa aumenta la rigenerazione mana, però sia la truppa della magia sia la truppa dello Stygia aumenta molto di più la rigenerazione mana, e quindi velocizzi più eroi sostanzialmente. Domani c'è la torre e dice: non mi spara sti gettoni che sono saggi, attendo la torre della magia. L'idea di massima, sì ragazzi, cioè, per carità, poi uno va a fare un po' come le chiamate, uno va a fare la chiamata durante la truppa della magia e non becca manco una truppa 4 stelle, e questo può succedere. Quindi, mentre invece magari uno la va a fare durante la truppa durante la torre dei ninja, non becca la truppa dei ninja, però magari va a beccare la truppa mana normale, che potrebbe essere utile lo stesso. Però è come probabilità, un po' come quando si va a fare la chiamata quando c'è l'eroe in evidenza, uno ci tenta perché c'è una probabilità in più. Però sapete, le probabilità sono quello che sono. E anche il mese prossimo niente truppa verde per me. Andiamo alla ricerca truppa verde. Ok ragazzi, le truppe sono fondamentali più degli eroi, io di massima sì, però dipende sempre dagli eroi ultimamente. Avere una Anna a disposizione rispetto a un John, sotto John ci puoi mettere anche la truppa magia 30, ma non cambia nulla. Purtroppo questa è una pecca. No, vabbè, ma perché fanno ridere, capito, queste cose, ma fanno veramente ridere. Che in linea di massima è così, cioè nel senso che le truppe sono più importanti degli eroi, perché le truppe permettono di velocizzare determinati eroi che magari non riesci a fare. Però se tu mi metti un confronto, due eroi, che uno è, e ho detto Han, che non è manco la più performante, prendi un Jove, e lo vai a paragonare con uno della prima stagione, anche rapido, che è John. Io, sotto John ci puoi mettere una truppa livello 30, magia, lo velocizzi tutto quello che ti pare, ma io preferisco avere una truppa, avere Han o Joe o Jove, con una truppa critica sotto, non me ne frega nulla, per dire, è molto meglio. Purtroppo sto gioco è sballato per quel motivo, per me. Che ci sono alcuni eroi che sono nettamente troppo forti rispetto ad altri eroi. Quindi sì, le truppe sono più importanti degli eroi, però alcuni eroi ti danno un vantaggio enorme rispetto ad altri, con o senza truppe. Però hai provato a notare una cosa, guardati le truppe nei raid. Quale raid? Torneo raid? Con quest'ultimo consiglio di gara vado a vedermi la Coppa Italia. C'è la Coppa Italia oggi. Ciao Futo. Dove devo vedere, Tony? Non mi sono perso. Nei raid? Che raid? Nei raid normali o nel torneo raid? No, ma non andare con queste leggende metropolitane. Non andare. Lascia stare. Ma ci puoi fare a caso come vuoi tu. Non è così, non ha senso. È una cosa
È una cosa talmente complicata da inserire nel gioco, da inserire un po' come quelli che si lamentano quando vado di mono, mi dà tutte le tessere tranne quelle del mio colore. Ma secondo voi, no, uno sviluppatore si mette a fare un gioco in cui si va a ragionare su quanti eroi di quel colore hai messo in squadra e ti cambia la schermata perché deve andare così. Cioè, non ha nessun senso. Perché uno, lo sviluppatore non ha interesse a fare questo, a far vincere o a far perdere. Cioè, non ha interesse. Prima cosa. Seconda cosa, è un lavoro in più che va a fare qualcuno per implementare questa cosa. Allora lo sai benissimo come funziona. Non ti metti a fare una cosa del genere, Tony. Non lo faresti mai. È una cosa random perché in beta, in passato, è successo che la stessa scacchiera che avevano in beta se la ritrovavano il raid successivo che facevano nel gioco ufficiale. Non so se voi conoscete come funziona la beta, ma la beta praticamente è un gioco a parte, un'app a parte, in cui caricano i vostri salvataggi su quella cosa lì, su quell'altra app. Allora che succede? Succede che, come dire, succedeva, perché poi l'hanno corretto il fatto, che erano già preimpostate le scacchiere che vi escono. In base a qualunque eroe, qualunque truppa che andate a mettere, vi esce quella scacchiera lì. Qualunque cosa andate a fare. È random fino... Cioè, la scacchiera già preimpostata non va a calcolarsi cosa vai a mettere tu. No, no, quello Vega. Era già altre cose, da quanto ho capito, poi non so, non lo seguo io, quindi non ne ho idea. Ma è normale che sia così. Non puoi farlo random al 100%, perché non avrebbe... Devi andarci a mettere sempre dei parametri dentro. Mentre loro, per loro, la scacchiera è sempre quella. Qualunque tuo eroe vai a mettere, o qualunque cosa vai a fare, è sempre quella la scacchiera. Quindi non va a influenzare sulle cose che tu vai a modificare. L'avversario, la stessa scacchiera la si beccava, che ne so, si attaccava il titano, la stessa scacchiera la beccavi se andava a fare attacco in guerra, la stessa scacchiera la beccavi se andavi contro un determinato avversario, con determinati eroi. Non cambiava nulla, quella è. Eh beh, mi posso pure mettere come vuoi a provare. Adesso ce l'abbiamo l'attacco. Quindi, come dici tu, questo che c'ha truppe più basse di me mi dovrebbe riempire di tessere. Giusto? Capito bene? Va bene, sì. Che prima abbiamo perso, tra l'altro. Sono migliore nelle mie perché io ho solo una a 24. Poi 11, 11, 13 a 3. Cioè pure la più bassa è più alta della mia più bassa. Cioè? Se hai truppe migliori delle mie, io devo perdere sempre. In quel senso era? Ho capito male. Quindi io questo non lo batterò mai, secondo la tua idea, giusto? Ok. Ho già vinto. E mi hai dato pure tessere. Me l'hai data pure blu, avrei vinto pure di blu, tra l'altro.
Oh, c'ho tessera da questo lato. E pal. Va bene. Carichiamoci, buttiamolo giù, ma giusto per buttarlo giù. Comunque c'è una resistenza assurda quando gli dai i servitori, questo. Una resistenza allucinante. Ok, abbiamo sfatato sto mito. Non sei ancora della convinzione che in base agli eroi ti cambiano la scherchiera. Vabbè ragazzi, siamo arrivati pure oltre, sono le 20:47, direi che terminiamo qui Empire & Puzzle, dai. Che è meglio che dobbiamo giocare a Sherlock Holmes. Per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni qui su Twitch. Inoltre abbiamo anche un canale Telegram, Empire & Puzzle, Ita, Enciclopedia Secondo Antec, dove potete trovare tutto quello che c'è da sapere su Empire & Puzzle, sulle novità, su quello che succede, sugli eventi e quant'altro, anche su quello che facciamo in diretta. Per non perdervi assolutamente nulla, ragazzi, seguiteci anche qui su Telegram. Vi ricordo l'appuntamento di domani per Empire & Puzzle, che anticipiamo la diretta di approfondimento, la facciamo domani mercoledì, in cui parleremo, analizzeremo i nuovi costumi, l'eroe base, i nuovi costumi degli eroi di Atlantide della seconda stagione, e parleremo anche dei nuovi eroi ninja inseriti domani nella Torre dei Ninja. Quindi ragazzi, non mancate dalle 19 alle 21 domani, mercoledì.